che poi può essere giudicato sbagliato, può essere anche giudicato sbagliato. Io l'ho sempre detto che dal punto di vista morale io mi dovrei fare 50 anni di galera, da un punto di vista morale. Però purtroppo le persone non si giudicano dal punto di vista morale, ma dal punto di vista legale. E andare in mezzo, certo, dalle piazze di persone che non mi conoscono, ma mi conoscono soltanto per quello che è successo e per il lavoro che faccio, mi dà fastidio essere giudicato in un certo modo. Poi sulla morale c'è da dire, ma dare scemo scemo a questo signore, secondo me è proprio sbagliato concettualmente, perché scemo scemo di certo non è. Non è. Tutto il resto è probabile, insomma se ne può parlare. Ma scemo scemo mi sa che è proprio l'aggettivo sbagliato. Senti, adesso vuoi venire con me, se vuoi toglierti la giacca, vuoi metterti così anche per la gioia delle tue... Si ferma lì tanto alla giacca, non fatevi illusioni. Da questa parte ci sono i professori Musso e Chisotti che proveranno a rilassarti al punto tale da, eccoli, vi presento anche se l'avrete già ce visto. Ce l'hanno le facce da... Prego. Comodati. Rilassati. No, cuscino puoi metterlo se vuoi, un po' più sotto. E testa. Come sempre accade in se questo caso, noi possiamo lasciarli al loro lavoro, perché... Guarda, me lo metto così, tra così poco, sto più sdraiato, sì, dopo aver esaminato e spaccato al capello forse non è la frase adatta da dire secondo, nel mio caso, montano... comunque, non è che mi dovrei mettere dopo avere se vuoi, puoi, dissertato a lungo della vita, del passato, di rilassamento, del presente, poi parleremo anche del futuro di Fabrizio Corona, adesso ci avventuriamo nel suo passato remoto e vediamo come reagirà al nostro esperimento di ipnosi regressiva. Tutto questo tra poco, noi intanto cominciamo, ci vediamo tra poco. Documentare anche scientificamente l'esperienza. Quindi puoi anche metterti nella condizione di seguire il tuo respiro e... Una parte qui per registrare il nome cerebrale. Oh madonna. C'è un po' di cielo. Poi te lo togliamo. Va bene. E perché se no i sensori non tengono... Ok, mettetelo pure come non ti dà fastidio. Prendiamo i battiti del cuore, la temperatura, la sensibilità della pelle e tutto. Mettilo, no, sì, no, 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 no. Ti fa male? L'orecchino non si può togliere. No, no. Ti fa male, però lì. Bene. Ora puoi trovare la tua posizione più comoda e concentrarti, come abbiamo detto, sul tuo respiro. Cominciare un po' a collegarti con questo mondo che è il mondo che appartiene alla tua mente, il tuo mondo interiore. Quando lo desideri puoi anche chiudere gli occhi e concentrarti sulle sensazioni che arrivano dal tuo corpo e darti il permesso di scendere in una dimensione più tua personale, come quando prendi sonno e ti lasci guidare da un sogno e ti lasci entrare in un'atmosfera tua, nel tuo mondo. Come quando da bambino in qualche modo col tuo mondo seguivi le immagini potenti e positive che la tua mente era in grado di costruire per te. Mentre questo accade... E voglio che tu torni a quei momenti della tua vita passata, momenti belli, momenti che puoi ricordare con la tua mente, che puoi costruire con i tuoi ricordi, di passare momenti che ti hanno accompagnato, ti hanno preceduto, momenti che ti hanno esaltato. Momenti che ti hanno 23 anni. Aiutato. E come in un film. E la nostra voce ti aiuta. Le immagini. E questa tua piccola più potenti e più rincorsa di quei ricordi che ti hanno accompagnato a 23 anni. La nostra voce sarà la voce delle persone a te care, delle persone che erano dalla tua parte, delle persone che ti erano vicine accade, e ti hanno aiutato. Tu puoi pensare che altri 10 anni della mondo, tua vita poco per volta, seguendo il ritmo del tuo respiro, puoi
scendere ancora e tu puoi più gradualmente. A 13 anni la tua mente puoi vedere questa esperienza, scorrere le tue immagini e ti dà tutto quello che ti serve. Di quando adolescente incominciavi a desiderare di scoprire, ti aiuta in qualche modo ad entrare mentre più nel tuo mondo, queste immagini, ad entrare in contatto con te stesso. Fabrizio Corona, una vita sul filo del rasoio, una scelta fortemente cercata e voluta o un destino già scritto in una vita precedente? Da questi e tornare ricordi, alla tua infanzia sarà per te semplice. A quando a 3 anni sarà semplice tornare per ancora più indietro, desideroso ancora di scoprire indietro, il mondo, Fabrizio, desideroso di vivere delle ancora esperienze più indietro, seguendo ogni tu bambino, nel tuo respiro desidero con un mondo così misterioso. Mentre questo accade, Fabrizio, è stato il mondo. Tu puoi addirittura, e quando tu andare ancora più indietro, eri ancora e vivere delle sensazioni nel grembo di tua mamma, calde, protette, e sei curioso ora, come ogni bambino, curioso di poter immaginare come può essere stato il grembo quel della mondo propria madre e quei momenti in questo ambiente può essere piacevole, piacevole per te questo momento e rilassato, lasciarti guidare la tua mente. Tu puoi ancora più indietro, immaginare di girarti e di vedere dietro di te come un tunnel buio al fondo come del quale puoi intravedere come una porta, una porta da cui filtra una luce intensa. E è proprio desiderio di aprirla questa porta, di immaginarla con la potenza della tua mente. Ma hai desiderio, Fabrizio, di aprire questa porta e di lasciarti avvolgere come da una luce intensa e profonda. Come da una luce intensa e profonda nella tua mente, nella ora, tua Fabrizio, mente. La possibilità di entrare in quella luce, di lasciarti come appagliare, avvolgere da quella luce intensa. Come appagliare. E veramente come ora investire da questa luce, sei in questa luce e sei come un'altra investito persona. E ogni parte sei in un corpo, mondo di passaggio, corpo, sei come un'altra persona investito. Ora. Quando lo desideri, con tue parole, puoi descrivere quello che vedi, quello che ti è intorno a con te. Con l'occhio della tua mente. Quello che ti appartiene. Con l'occhio della tua con mente. Con l'occhio della tua mente. Con l'occhio della tua mente. Quando tu lo puoi desideri, con tue parole. Quando lo desideri. Descrivere quello che vedi intorno descriverti a te. Liberamente. Descriverci. Liberamente. Che cosa distingui intorno a te? Liberi la mente. Semplicità. Puoi descriverlo con le tue parole, semplicemente. Puoi guardarti intorno, questa luce si attenua e tu puoi nuovamente vedere intorno a te questo mondo. Descrivilo. Come sei vestito? Cosa vedi intorno a te? Cosa ti incuriosisce di questo mondo? Ti lasci incuriosire da quello che puoi vedere e descriverlo con tue parole, come in un sogno. Sogno. Scusate, ma io non vedo un cazzo. Se volete recito, però non per male, no? Scusatevi un attimo. Cioè, se no mi invento qualcosa, no? No, no, non è. Claudio, dimmi tu se vuoi che mi invento qualcosa, me lo invento. No, mi stavo addormentando. Autori, perché ero un po' stanco. Beh, l'ipnosi autori, riesce anche a addormentare. Io sono troppo, schizzato per essere ipnotizzato. E poi ci vorrebbero ambienti e momenti sì, diversi. Sì, ma qua in mezzo al casino, con tutti i pensieri che ho, prima di concentrarmi ci vorrebbe 50 grammi di Xanax. Dottore,
No, no, se era volete mi invento qualcosa, non so che ho un camice bianco. No. Potete applaudire anche a alto volume, perché io sono rimasto là dietro un po' a curiosare, però proprio perché l'esperimento è un esperimento serio, non è detto che riesca tutte le volte.